Dall'alto della vivace città di Palermo, una figura solitaria fa la guardia. È una presenza che si sente ovunque, una protezione silenziosa che abbraccia la città. È Santa Rosalia, la santa patrona di questa antica città siciliana. La sua storia è tanto affascinante quanto misteriosa. Un racconto che ha attraversato i secoli. La sua è una storia di fede, sacrificio e intervento miracoloso. Nata in una famiglia nobile, scelse una vita di solitudine e preghiera, vivendo in una grotta sul Monte Pellegrino. Per secoli, il popolo di Palermo si è rivolto a lei per protezione e guida. Ogni anno, migliaia di pellegrini visitano il suo santuario, sperando in miracoli e benedizioni. La presenza di Santa Rosalia è profondamente intrecciata nel tessuto di Palermo. Le sue reliquie sono state portate in processione per salvare la città dalla peste nel 1624. La sua immagine adorna innumerevoli chiese, case e angoli delle strade. Ogni angolo della città racconta una parte della sua storia, un legame indissolubile con i suoi abitanti. Il suo nome è pronunciato con riverenza e affetto. Santa Rosalia è più di una santa. È un simbolo di speranza e resilienza per tutti i palermitani. Per capire Palermo, bisogna conoscere la storia della sua amata santuzza. Solo allora si può veramente apprezzare la profondità della devozione e l'importanza del suo ruolo nella vita quotidiana della città. Rosalia nacque in una vita privilegiata nella Palermo del XII secolo. La sua famiglia faceva parte dell'aristocrazia normanna che governava la Sicilia. Crebbe alla corte reale di Re Ruggero II. La sua vita era agiata e confortevole. Nonostante la sua educazione privilegiata, Rosalia sentiva una chiamata diversa. Il fascino della vita di corte aveva poco appeal per lei. Desiderava ardentemente una connessione più profonda con Dio. Anelava a una vita di semplicità e solitudine. Nella sua adolescenza, Rosalia prese una decisione radicale. Scelse di rinunciare alla sua vita nobile e dedicarsi a Dio. Lasciò l'opulenza della corte reale e cercò rifugio nella natura selvaggia. Inizialmente visse come un eremita in una grotta vicino alla tenuta di famiglia. Successivamente si trasferì in una grotta remota sul Monte Pellegrino, una montagna che domina Palermo. Lì visse una vita di preghiera, contemplazione e austerità. Abbracciò la durezza dell'ambiente circostante come testimonianza della sua devozione. Rosalia morì sola nella sua grotta sul Monte Pellegrino nel 1166. Per secoli, la sua storia è andata perduta nel tempo. Poi, nel 1624, Palermo fu devastata da una terribile pestilenza. La città fu attanagliata dalla paura e dalla disperazione. La gente moriva a migliaia. Mentre la peste infuriava, un sant'uomo di nome Vincenzo Bonelli ebbe una visione. Rosalia gli apparve e gli rivelò l'ubicazione delle sue spoglie sul Monte Pellegrino. Promise che se le sue reliquie fossero state portate a Palermo, la città sarebbe stata liberata dalla peste. Seguendo la visione di Bonelli, una squadra di ricerca fu inviata sul Monte Pellegrino. Trovarono le spoglie di Rosalia nella grotta, proprio come lei aveva descritto. Le reliquie furono portate a Palermo in una grande processione. Miracolosamente, mentre la processione si muoveva attraverso la città, la peste iniziò a regredire. Le persone guarivano, i malati si riprendevano, la città fu salvata. Il popolo di Palermo attribuì la sua liberazione all'intercessione di Santa Rosalia. Oggi il Monte Pellegrino è uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti della Sicilia. Ogni anno migliaia di persone compiono il viaggio verso il santuario di Santa Rosalia, sulla cima della montagna. Vanno a rendere omaggio alla santa che ha salvato la loro città. La salita al santuario è un viaggio fisico e spirituale. I pellegrini si inerpicano lungo il fianco della montagna, fermandosi presso cappelle ed edicole lungo il percorso.
Il sentiero è fiancheggiato da statue raffiguranti scene della vita di Rosalia. Il culmine del pellegrinaggio è l'arrivo al santuario stesso. Qui, in un luogo di tranquilla bellezza, i pellegrini possono sentire la presenza di Santa Rosalia. Possono accendere candele, offrire preghiere e rendere grazie per la sua intercessione. La storia di Santa Rosalia è un potente promemoria del potere duraturo della fede. È un simbolo di speranza, resilienza e trionfo del bene sul male. La sua eredità continua a ispirare le persone in tutto il mondo. A Palermo, Santa Rosalia non è solo una santa, è la Santuzza, un amato membro della famiglia. La sua presenza è sentita in ogni angolo della città, dalle strade affollate ai mercati vivaci. La sua immagine è ovunque, un costante promemoria della sua protezione. Le case sono adornate con statue e immagini di Santa Rosalia, creando un'atmosfera di devozione e sicurezza. Le persone invocano il suo nome nei momenti di difficoltà. Nei momenti di bisogno, i palermitani si rivolgono a lei, accendendo candele e pregando con fervore. Celebrano la sua festa con gioia e fervore. La festa di Santa Rosalia è un evento atteso con impazienza, un'occasione per riunirsi e celebrare la loro fede. Ogni anno, dal 10 al 15 luglio, Palermo esplode in un tripudio di colori, suoni e fede per il festino, una celebrazione in onore di Santa Rosalia. Le strade si riempiono di decorazioni vivaci e la città si anima con spettacoli pirotecnici. Le strade si animano di musica, balli e processioni religiose. Musicisti di strada e danzatori tradizionali siciliani aggiungono un tocco di autenticità e gioia alla celebrazione. È un momento per i palermitani di esprimere il loro profondo amore e gratitudine per la loro santa patrona. La devozione a Santa Rosalia è palpabile e la festa è un'espressione collettiva di fede e comunità, unendo persone di tutte le età e background in un'unica celebrazione di speranza e gratitudine. La storia di Santa Rosalia è una testimonianza del potere duraturo della fede. Nata nel XII secolo, Rosalia scelse una vita di solitudine e preghiera, ritirandosi in una grotta sul Monte Pellegrino. La sua devozione e il suo sacrificio sono diventati leggendari. È un simbolo di speranza, resilienza e trionfo del bene sul male. Durante la peste del 1624, la città di Palermo invocò il suo aiuto e, miracolosamente, la peste cessò. Da allora, Santa Rosalia è venerata come la salvatrice della città. La sua eredità continua a ispirare le persone in tutto il mondo. Ogni anno, migliaia di fedeli partecipano alla processione in suo onore, portando la sua statua per le strade di Palermo, unendo la comunità in un atto di devozione collettiva. La storia di Rosalia ci ricorda che anche nei momenti più bui c'è sempre speranza. La sua vita ci insegna che la fede può superare qualsiasi avversità e che la luce può sempre prevalere sull'oscurità. È un invito a vivere una vita di fede, compassione e servizio agli altri. Seguendo il suo esempio, possiamo trovare la forza di aiutare chi è in difficoltà e di fare la differenza nelle nostre comunità. Il suo esempio ci ispira ad abbracciare la semplicità, a cercare la solitudine e a trovare forza nella nostra connessione con qualcosa di più grande di noi. Santa Rosalia ci mostra che la vera forza risiede nella nostra capacità di amare, servire e credere. Sebbene la sua storia sia radicata nella storia e nella cultura specifiche di Palermo, il messaggio di Santa Rosalia è universale. Parla del bisogno umano di connessione, di scopo e di qualcosa al di là del mondo materiale. La sua storia trascende il tempo e il luogo. Risuona con persone di tutte le fedi e provenienze. È un simbolo del potere dello spirito umano di superare le avversità. Ci ricorda che anche di fronte a grandi sfide non siamo soli. Santa Rosalia è più di una semplice figura storica o di un'icona religiosa. È il cuore pulsante di Palermo.
La sua presenza è palpabile nelle strade della città, nelle sue chiese e nei cuori della sua gente. È un promemoria della ricca storia della città, della sua fede duratura e del suo spirito incrollabile. Finché Palermo esisterà, Santa Rosalia veglierà su di essa, un faro di speranza e un simbolo del legame indissolubile tra una città e la sua santa patrona.